Abbiamo idea di che cos'è la procedura per stabilire chi è profugo e chi non lo è? Arriva un signore senza documenti, di colore, che dice: io sto scappando dalla guerra. Tu lo prendi, lo accogli, dopodiché devi capire chi è. Quindi ti rivolgi al consolato. Il consolato è il paese a cui lui dice di appartenere. A cui lui dice di appartenere. Prendi, alzi il telefono, chi è? Prendi. Passa tempo. Nel frattempo questo dove lo mandi? Non al centro di identificazione e espulsioni, perché quello tecnicamente è un richiedente asilo. Quindi lo mandi a CARA, centro accoglienza richiedente. A Mineo, a Castelnuovo di Porto, dove stavamo due settimane fa. Passa un congruo periodo in cui tu devi stabilire chi è. Nel frattempo stabilisci che non è Abdullah, ma è Mustafa e non viene da un paese di guerra. Quindi espulsione, ricorso al TAR. Nel ricorso al TAR blocchi l'espulsione. A questo punto il personaggio che sa che nella seconda tornata sarebbe allontanato, si entra in clandestinità e diventa uno dei tanti clandestini di cui che fanno orrore a Salvini e che in effetti forse alimentano sentimenti razzistici nel nostro paese. Come sveltire tutto questo? Io non lo so, ma di certo. Ma perché non ci siamo posti il problema prima? Perché non riguarda soltanto noi, non è una cosa che possiamo e poi perché sono procedure di polizia che in parte riguardano la polizia, in parte riguardano i consolati, consolati molto spesso disorganizzati. Non c'è soluzione. Di sicuro la soluzione non è quella di sparare su barconi e di ributtarli a mare, come si diceva. E di conseguenza hai una cosa: tutti questi CARA, immagina alloggi temporanei. Posti in paesi più decentrati possibili, dove te lo devi dire all'ultimo istante perché sennò scatta la rivolta della gente che scende in piazza, eccetera. Tutti questi CARA sono una miniera d'oro, perché tu nel frattempo questa gente va alloggiata, nutrita, sostenuta, visite mediche. Intorno a tutto questo la malavita, che è molto più sveglia della burocrazia e della politica, perché la malavita è predatoria e il senso della malavita è qui e ora, mentre quello della politica è adesso litighiamo e quello della burocrazia è domani forse. La malavita qui e ora capisce al volo, con l'intelligenza di un personaggio come Carminati, ricordiamoci, coinvolto in inchieste come il furto al cavò e sempre regolarmente assolto, non stiamo parlando di uno qualsiasi, ma di una grande mente criminale. Dice: questo è l'affare, mi ci butto. Trova gli agganci politici. E da questo arriviamo al mondo di mezzo. Ottimo. È semplice, è troppo riassuntivo, però rende molto bene l'idea.